Lunedì prossimo la riapertura ufficiale delle scuole, ma l'Istituto Marconi, che sarà abbattuto, i problemi non sono finiti. Due delle cinque sedi provvisorie non sono ancora pronte, l'ex Fater e l'Accademia Musicale Pescarese in via De Piligni. Restano così fuori 26 classi, di cui la soluzione dei doppi turni, che però ha suscitato l'ira degli studenti, in particolare delle famiglie dei ragazzi pendolari. Per lunedì è prevista una mobilitazione. C'è un sacco di rabbia perché a pochi giorni all'inizio della scuola i ragazzi si sentono dire cose assurde come doppi turni, sedi non pronte. Infatti ricordiamo che due delle cinque sedi provvisorie non sono ancora pronte, ormai ci siamo perché lunedì c'è la riapertura ufficiale delle scuole, 26 classi resteranno praticamente fuori. Esattamente, esattamente. Questa cosa porta purtroppo la nostra organizzazione scolastica a dover prendere e misure drastiche come ad esempio i doppi turni nel pomeriggio che andrebbero a distruggere gli studenti veramente. Io parlo per i pendolari ma parlo anche per gli studenti che abitano in zona, perché comunque molti lavorano, molti hanno una vita fondamentalmente privata, quotidiana, e non potrebbero sostenerla. La preside del liceo Marconi però ha dichiarato testualmente: non ci sono alternative ai doppi turni. Esattamente, i ragazzi preferirebbero la didattica a distanza, però effettivamente comprendo che è una cosa che non può essere messa in piedi. Assolutamente. Quindi, Elena, in sintesi, lunedì probabilmente ci sarà questa mobilitazione al 90%, insomma gli ultimi dettagli state studiando, ci sarà un presidio, quindi i ragazzi non andranno a scuola. Questo ancora posso dare determinati dettagli, però sì, stiamo ancora studiando bene il da farsi, perché ripeto, la situazione sono pochi che accettano questa situazione, diciamo questo, quindi sì, probabilmente ci sarà un presidio. Al fianco degli studenti anche genitori? Assolutamente, genitori, professori, non siamo soli, questo posso dirlo e posso dirlo con un certo orgoglio. Siete stati mai ricevuti dal presidente della provincia Zaffini? Io personalmente, in quanto rappresentante dell'istituto e il consiglio di istituto intero, siamo stati ricevuti solo una volta, ovvero a giugno, lo scorso giugno. Tutte le altre volte, quando sono stati fatti comunque riunioni o rassegne stampa, eccetera, non siamo mai stati ricevuti, non si è mai degnato di presentarsi, e questa cosa fa perdere un sacco di fiducia nelle istituzioni, ma soprattutto nella figura che è quella del presidente Zaffini, che dovrebbe essere un nostro, diciamo, bagliore di speranza in questa situazione buia, ma non fa altro che scansarsi, diciamo, fondamentalmente. Questa cosa mi fa un sacco rattristare, perché sentendo i miei compagni, specialmente i più piccoli, i ragazzi di primo, secondo, e vedo che sono molto 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 sfiduciati e molto tristi per questa cosa, perché non vedono un dopo, fondamentalmente vedono tutto buio, e questo è brutto.